negli anni in cui i delitti si consumavano, c'era una angoscia diffusa, soprattutto in quelle generazioni dei più giovani, ma anche negli anziani, perché venivano massacrati i loro figli, quindi sono stati ammazzati 16 giovani ragazzi. Come veniva vissuto molto male, con questo terrore addosso, questa paura nei ragazzi era, come dire, era forte, perché venivano colpiti nel momento del loro abbandono e del loro spirito di nel momento in cui afferma la loro gioia, giovinezza, e quindi si potevano appartare per varie forme di innamoramento. E che cosa venne fatto? Una campagna di informazione. Il titolo di quella comunicazione era Occhio ragazzi, con un simbolo che era proprio l'occhio, manifesti, poster. Invitavamo i ragazzi a ritrovarsi in angoli appartati, ben illuminati. Evitate di andare nei boschi, evitate di andare lungo le strade. Si tratta di queste persone che erano emarginate alla comunità e quindi si muovevano per conto proprio, si coglie anche dai loro soprannomi, che erano persone diverse, escluse e per molti aspetti i grulli del paese. Appunto, i soprannomi sono eclatanti. Pacciani, soprannominato il Vamp, perché in una delle tante occasioni di feste paesane, per dimostrare la sua forza, il suo coraggio, dopo aver bevuto un po' di benzina, si metteva a fare il mangiafuoco, naturalmente non essendo un mangiatore di fuoco e non essendo un circense, si bruciò tutto il viso e da lì il soprannome del Vampa, avvampato da questa fiammata di benzina sul viso. Gli altri, come dire, per lo stesso tenore, i soprannomi non sono mai casuali. Katanga, è il soprannome per dimostrare questa uomo, come dire, forse forte, ma con pochissimo cervello, quindi uno violento che non guarda, che non ragiona sulle cose, che si muove d'impeto, che è facilmente anche strumentalizzabile. Poi c'era il postino detto Torsolo, Torsolo è, come dire, il resto del frutto inutile, insignificante, che si getta e che non si considera.